esclusivamente a quello che abbiamo intorno. Immaginate qual è la mole di utilizzo di internet per tutti quei paesi che sono diciamo in via di sviluppo, ok? Che non hanno mai ufficialmente avuto la nostra possibilità di avere magari un PC, no? Che è il primo strumento di connessione internet. Per loro attualmente, avete sentito anche Facebook, sta facendo tantissimi progetti di apertura al mondo dell'online, perché attraverso lo smartphone che costa 70-80 euro hanno la possibilità di accedere a tutta una serie di informazioni che fino a questo momento non avevano a disposizione. Io lo vedo anche un po' cioè nella mia famiglia, no? Per cui l'esempio più pratico, i miei probabilmente fino a qualche anno fa non avevano mai avuto accesso, diciamo, a internet, perché tendenzialmente ero io a casa, qualsiasi tipo di informazione di cui loro avevano bisogno, io l'avrei cercata attraverso il computer, stampata, e così il processo andava avanti. Io sono andata via, quindi sono 2 anni che sono fuori, loro in qualche modo si sono dovuti organizzare, perché naturalmente la figlia all'estero, c'è bisogno in qualche modo, e quindi hanno collegato Skype alla televisore. Quindi anche se tendenzialmente capita che durante la settimana oppure naturalmente il fine settimana facciamo queste lunghe conversazioni nel frattempo che loro sono seduti in salotto. Questo dall'altro ha portato in mente, ma ok, ci sentiamo una volta su Skype, ma tu non hai tempo, io questa cosa con i messaggi, cioè classico, entrambi con lo smartphone possono farmi foto, inviare foto e così via. Naturalmente hanno cominciato, ah, ma adesso posso utilizzare anche le mappe, sì, utilizzare le mappe, adesso posso cercare questo tipo di informazione. Quindi immaginate per tutta una parte della popolazione che loro effettivamente non avevano prima un PC, no? Perché naturalmente facevano un lavoro completamente diverso, manuale e così via, adesso hanno avuto accesso attraverso gli smartphone. Un altro aspetto, sapete che YouTube è il secondo motore di ricerca in Italia, nel mondo. Che cosa significa? Che moltissimi di noi effettivamente quando cercano contenuti, vogliono sapere, vogliono vedere una ricetta e così via, utilizzano YouTube. Quando naturalmente si parla di fare promozione attraverso YouTube, che diciamo, è un sistema super potente, perché naturalmente ci dà la possibilità di inserire video, musica, e anche ci permette di parlare, no, maggiormente dei nostri prodotti, di raccontarne la storia e così via. Tanti dicono, ma YouTube è per giovani, YouTube è per ragazzini, si guardano i video della musica e così via. L'80% degli utenti di YouTube ha più di 25 anni. Un altro esempio, moltissime delle aziende con cui lavoriamo continuano naturalmente ad investire in televisione, no? Perché la televisione comunque diventa il mainstream, ci permette naturalmente di raggiungere un reach enorme di utenti. Lo sapete che la maggior parte delle persone, immaginate voi, utilizza un altro strumento davanti al televisore, per cui o ha lo smartphone o ha l'iPad o ha il PC, trova una cosa, fa una ricerca. Adesso mi diceva che tu hai una di abiti da sposa. Allora, un caso specifico, una volta avevo un cliente che aveva una teglia di abiti da sposa di Milano. C'erano alcuni giorni in cui effettivamente non riuscivamo neanche più a coprire tutto quanto il traffico e c'erano delle ondate stranissime che io non riuscivo proprio a spiegare, anche perché non essendo, cioè non vedendo la televisione e così via. Però alla fine ho detto, voglio indagare, voglio capire. Nel giro, e quindi quando c'erano i programmi di real time con tutta la questione di abiti da sposa, madri, damigelle e così via, c'erano dei picchi di ricerca online sulle parole più abito da sposa più magari romantico, abito di sposa vintage piuttosto che un altro, che erano collegate proprio a quei momenti in cui c'era effettivamente un programma in TV che parlava di questo. Quindi, per esempio, parliamo dell'agroalimentare, no? Quanti programmi ci sono in TV in questo momento collegati naturalmente all'aspetto agroalimentare? E quindi bisogna cominciare a capire che sono due strumenti, quindi la TV online, che attualmente non possono vivere l'uno, diciamo, distaccato dall'altro. Quindi ricordiamoci alcuni dati importanti. Il
59% delle persone fa un utilizzo quotidiano. Chi lo usa talmente tanto si dice che comunque prendi in mano e fai un'attività attraverso, diciamo, un'applicazione più di 150 volte al giorno, quindi attraverso il nostro smartphone. Per quanto riguarda i dispositivi, possiamo dire che un 72% della popolazione comunque utilizza, cioè la popolazione che va online utilizza anche un PC. L'85% è completamente mobile, ma è super importante anche un altro aspetto, no? Quindi spesso quello che ci viene detto è: ma no, si fa fatica ancora ad acquistare online. In Italia, a differenza dei paesi, cioè dell'estero, c'è stata questa, diciamo, forte politica a dire che l'acquisto online non è sicuro, no? Quindi immaginate anche tutto il processo di rilascio delle varie poste pay, carte prepagate e così via. All'estero non è così. Io vi posso garantire che in Irlanda, ad esempio, al momento dell'apertura di un conto viene fornito un bancomat che è anche una carta di debito con cui è possibile fare tutti gli acquisti online senza bisogno, naturalmente con garanzie, con protezioni e così via. Per cui l'Italia soffre ancora un po' di questa cosa, no? Che, cioè, fa fatica soprattutto anche per le modalità di pagamento e così via, a completare l'acquisto online. All'estero non è così. Okay? Ricordiamoci anche che c'è tutto un altro processo, no? Per cui naturalmente io posso non sentirmi, diciamo, completamente fidato di mettere i propri dati, della carta di credito e così via, per cui naturalmente preferisco comprare il negozio, ma lo faccio cercando online. Per cui naturalmente cerco di capire se c'è un'offerta, se non c'è un'offerta, qual è il tipo di prodotto, quali sono le caratteristiche, e poi successivamente cerco il negozio, quindi dove posso acquistarlo vicino a me. Il 54% delle ricerche online è fatto addirittura all'interno di un negozio stesso. Quindi naturalmente io comparo quello che vedo, se c'è effettivamente un'altra offerta disponibile, se c'è un prodotto con una caratteristica che il negozio non riesco a trovare. Questa è l'idea tipo, quindi 150 volte. Uno sembra che sia difficile, no? Non è già possibile che io faccio 150 attività online attraverso il mio smartphone ogni giorno? Io forse ne faccio anche di più. Immaginate per esempio, cioè io spengo la sveglia e è più forte di me, ma non ci riesco, cioè controllo la mail, almeno quelle due o tre applicazioni prima di mettere i piedi a terra, io naturalmente lo faccio, non so voi. E quindi controllo le previsioni del tempo, magari, ok, che cosa mi metto oggi? Piove, non piove, ci sarà il sole e così via, ok. Alla fermata dell'autobus piuttosto che siamo per esempio a questa zona dove l'autobus si usa effettivamente poco, ma magari faccio un pezzo a piedi dal parcheggio a dove devo andare, quindi ascolto un po' di musica, ok? Poi controllo se c'è uno spettacolo teatrale, quindi effettivamente già fermo questo spettacolo, ok, andiamo, vediamo, ci sono ancora i biglietti, li posso comprare online oppure devo andare lì a vederli e a cercarli. Arrivo al lavoro, effettivamente vedo che i biglietti sono presenti, li acquisto, ok? Poi pausa pranzo, cerco un ristorante, cerco qualcosa, utilizzo la mappa, una serie di esempi infiniti fino a naturalmente ad arrivare a un momento assolutamente importante che è quello anche nella fascia serale, no? Dove si fanno moltissimi acquisti, perché magari attraverso il mobile le nostre ricerche sono molto veloci, non abbiamo tempo magari di metterci lì, di fare l'acquisto, di comprare il biglietto, però immaginate che una delle fasce più importanti per gli acquisti online è quella che va post ufficio e quindi o rimango un po' più di tempo oppure lo faccio direttamente a casa, quindi dalle 6 alle 10, 10 e mezza, 11 di sera è un momento super importante effettivamente per l'online. In mobile entra proprio in questo aspetto per cui la ricerca è molto più veloce, cioè quindi la diminuzione del tempo. Tantissime volte le aziende ci dicono: ma io non voglio traffico da mobile perché è un traffico veloce, la frequenza dell'imbarco è molto più alta, il tempo che passano navigando sulle varie pagine è più ridotto, per come per esempio si guardano i dati di analisi.
navigano per 5 pagine. Gli utenti che sono la mobile invece ne navigano appena 2 e poi lasciano il sito. Allora, prima di tutto domandiamoci, il mio sito è mobile? Ok, una volta che l'utente è arrivato, effettivamente trova in velocità le informazioni di cui ha bisogno? Oppure si vedono piccolissime, quindi non riesco a vederle, non è adattato, non riesco effettivamente a capire qual è l'azione che devo svolgere per procedere? Poi naturalmente, una volta che ci siamo naturalmente assicurati che il nostro sito mobile poi partner mi aiuterà eccetera per quanto per vedere quali sono gli strumenti, no? Per andare a vedere se un sito è veloce, è mobile e così via. E naturalmente però bisogna valutare e monitorare i dati completamente in modo diverso, no? Quindi capire che il mobile funziona in un modo e il desktop in un altro. Quindi se dobbiamo adesso tenerci le informazioni rispetto a quello che la carrellata che abbiamo fatto, chi è il nostro consumatore? Quindi è un consumatore che va tanto online, lo fa molto con il mobile e questo ha diciamo, un impatto sul processo di acquisto dei prodotti e servizi. E naturalmente vive online, okay? Quindi abbiamo fatto l'esempio 150 volte delle applicazioni, vedete qui naturalmente vediamo un video mentre siamo in mobilità, guardiamo una ricetta, guardiamo l'autobus, cerchiamo l'applicazione e così via. Naturalmente, come abbiamo visto precedentemente, l'esempio guarda tantissimo tempo, no? Quindi guarda la TV e utilizza nello stesso momento un computer, un iPhone, uno smartphone, un tablet. A volte questa cosa addirittura capita con 3 o 4, no? Per cui naturalmente utilizziamo anche contemporaneamente 3 strumenti diversi. Qui voglio farlo simple e split, ok? Naturalmente quando noi ci avviciniamo a fare un acquisto abbiamo prima di tutto una sorta di stimolo, no? Quindi un pensiero, un'ispirazione che ci dice, ok, in questo momento io ho bisogno di questo prodotto, di questo servizio, quindi prima di tutto viene uno stimolo a livello mentale. Nel 2005, quindi questa è diciamo, una teorizzazione che deriva direttamente dal marketing, si parlava di FMOT, cioè First Moment of Truth, il primo momento della verità che avveniva effettivamente davanti allo scaffale, no? Quindi sicuramente avete sentito nel tempo tutte le varie teorie di marketing per cui naturalmente in uno scaffale bisogna posizionare all'altezza dell'occhio determinati prodotti, quelli che sono i più importanti per voi piuttosto che altri. O pensate ad esempio a nuovi, cioè negozi, centri commerciali dove anche il giro che voi fate naturalmente è collegato a seconda del prodotto che viene inserito. Pensate all'azione che tutti fate, no? Quindi andare al supermercato e fare spesa. Cioè, avete mai fatto caso come i prodotti, no, in qualche modo vengono posizionati appositamente rispetto a qual è il processo, quindi all'inizio determinati prodotti, poi altri e così via? Questo quello era il first moment of truth, cioè il primo momento della verità rispetto a quella dell'ispirazione. Dal 2005, negli anni successivi, si è tutto completamente rivoluzionato, ok? Perché naturalmente non c'è questo primo momento di verità, non avviene più davanti allo scaffale, ma in realtà avviene precedentemente attraverso tutte le vostre azioni di ricerca, ok? Quindi cercate di capire se c'è un prodotto, se c'è un'offerta, lo fate naturalmente guardando online, anche gli stessi volantini dei supermercati, no? Quindi li trovate anche online e vedete dove c'è l'offerta più conveniente. Oppure naturalmente cercate un prodotto di alta qualità, di alta gamma, per cui cercate di capire già online quali sono le caratteristiche. Perché naturalmente più cresce la nostra spesa, più noi vogliamo naturalmente sapere quali sono gli aspetti qualitativi più importanti di questo prodotto, no? Quindi qual è la storia che c'è dietro, quali sono le caratteristiche, quali sono i principi presenti, quali sono gli ingredienti. E quindi viene denominato Zero Moment of
quindi ancora prima dell'approccio che noi abbiamo col prodotto. C'è questo momento super importante in cui noi abbiamo la possibilità di dire all'utente, al consumatore, quali sono le caratteristiche del nostro prodotto, del nostro servizio, per fare in modo che lo scelga rispetto ad un altro. Quindi è super importante che voi cominciate a far parte di questa parte del processo di acquisto. Quindi, entriamo un po' più nello specifico, no? Quindi abbiamo visto prima attraverso i fumetti che Walter ci ha spiegato che naturalmente il passaggio con gli AdWords naturalmente è uno dei prodotti a disposizione per portare naturalmente maggior traffico e visibilità al nostro sito e come vi dicevo si tratta di una piattaforma che può sembrare effettivamente complessa perché naturalmente lo utilizza il piccolo ristorante di Fermo che vuole farsi pubblicità e dire che fa il menù di Capodanno speciale. Ma lo utilizzano macro aziende, per cui parliamo di P&G, parliamo di grandissime marche come quelle che possono essere Chanel, Dior, se pensiamo alla parte di moda, se pensiamo alla ricettività, naturalmente ci sono macro catene di hotel come c'è il piccolo B&B. Naturalmente dobbiamo andare a capire quali sono gli strumenti all'interno delle diverse tipologie di campagne che ci sono a disposizione che servono a raggiungere i nostri obiettivi. Naturalmente la parte più importante è, cioè il budget è un budget definito, scelto dall'azienda e naturalmente viene deciso in relazione a quelle che possono essere le proprie possibilità. Okay? Quindi tendenzialmente se voi pensate, no? Quindi anche a livello economico, quello che si dice sempre è che all'incirca in spesa pubblicitaria e promozionale, naturalmente noi dobbiamo pensare quando al nostro business plan con un 10% di naturalmente per tutti quelli che sono i costi, no? della nostra impresa, quindi di produzione e così via. Quindi più naturalmente facciamo un bene di qualità e così via. Però pensiamo più o meno una cifra. Il AdWords ti permette di fare una scelta del genere, per cui naturalmente io posso spendere 10 euro al giorno, ma come in realtà diciamo aziende che spendono 100.000. Quindi immaginate che è una piattaforma molto molto diversificata e ognuno di noi può utilizzarla come meglio vuole, a seconda di quelli che sono gli obiettivi, naturalmente facendosi inizialmente aiutare da qualcuno, quindi Ilaria e Walter sono sicuramente importanti per darvi input. Chi è di voi che ha mai utilizzato AdWords? Uno. Allora, la maggior parte naturalmente, io adesso parlerò in modo molto molto basilare per far capire naturalmente quali sono i principi di questo prodotto. Poi se le persone che l'hanno già usato hanno qualche curiosità specifica, abbiamo sia tempo per le domande oppure magari poi dopo ne parliamo diciamo, quindi, pensiamo a quali sono le fasi di questo consumatore, no? Quindi abbiamo detto prima ha l'ispirazione. Okay, quindi noi abbiamo, naturalmente io faccio l'esempio della cazzatura perché mi sentivo di casa su questo aspetto, no? Quindi definiamo qual è il nostro target, qual è il momento del processo di acquisto del consumatore che ci interessa. Quindi il nostro target sono tutti gli utenti che indossano scarpe. Okay? Quindi naturalmente come faccio a raggiungere tutti gli utenti che indossano scarpe? Poi lo vedremo. La fase successiva è pensare, no? Quindi naturalmente tutti gli utenti che stanno pensando di acquistare un nuovo paio di scarpe per la corte in inverno, per l'autunno, ok? Quindi naturalmente la fase, quindi la ricerca da parte dell'utente già sarà diversa, no? Il suo processo online. Poi andiamo ancora di più verso una nicchia molto più specifica che è quella che vuole comprare un paio di scarpe, sa già qual è il modello che vuole scegliere, quindi farà per esempio una ricerca online e cercherà scarpe rosse, collezione autunno-inverno 2015. Quindi immaginate quanto sia una ricerca. Quindi se vogliamo per esempio pensare alla ricerca, tutti quelli che indossano scarpe magari all'inizio della stagione cercano scarpe generico, ok? Poi successivamente invece, ok, quest'anno vanno assolutamente di moda le scarpe rosse, ok? Quindi io voglio assolutamente essere presente quando un utente cerca le scarpe rosse, ok? Successivamente
so già l'azienda che effettivamente ha questo tipologia di modello e quindi cercherò scarpe Lloyd Loop piuttosto che un'altra azienda. E questo naturalmente è il processo, e adesso andiamo a vedere quale tipo di strumenti all'interno di AdWords ci aiutano a colpire effettivamente l'utente in tutte le sue fasi del processo. Quindi aiutatemi voi a ricordarvi tre tabby fondamentali di questa presentazione. Quindi la prima parte, cosa ci ricordiamo del consumatore, anche senza dati. Dai, non parli di... Aiutate voi? Sembra complessa, la spieghiamo un attimo, ci mettiamo un po', ma riusciremo naturalmente a capirlo. Quindi noi abbiamo un utente che è quello che è interessato alle scarpe, perché indossa scarpe. Abbiamo un utente, il tinto, che sta pensando di acquistare un paio di scarpe, ma non sa ancora quali, e abbiamo un utente che invece sa quali paio di scarpe vuole acquistare, fa una ricerca molto specifica, che può essere naturalmente la ricerca dotata, cioè vuol dire ok, lo acquisto online, quindi completo il mio processo di acquisto, oppure vedo il negozio più vicino a me che ha questo tipo di prodotto e vado ad acquistarlo. Quindi Walter prima vi ha parlato di SEO, no? Che è quell'attività naturalmente che vi permette all'inizio di dire questo è il mio numero civico, questo è il prodotto, all'interno del sito questi prodotti a disposizione. Poi tutti quelli sotto, quindi YouTube, display, search, shopping, mobile, sono tutti prodotti che sono all'interno della piattaforma di AdWords. Ok? Per cui quando voi pensate, guardate YouTube e vi rendete conto che c'è un video prima che dovete skippare o addirittura che non si skippa fino alla data di 15 secondi, questo si fa attraverso AdWords. YouTube, per esempio, è uno degli strumenti più importanti per fare attività di branding, quindi far capire qual è la nostra azienda, di che cosa si occupa, quali sono le caratteristiche del prodotto, qual è la storia. Naturalmente, ti fa la sposa piuttosto che il cacciatore, farà naturalmente un'attività promozionale dell'anno in cui lancia la collezione, per cui molto spesso naturalmente c'è un video promozionale, c'è un catalogo dei prodotti, ci sono tante cose che possono essere anche diffuse attraverso YouTube. YouTube ci permette di selezionare dei target molto specifici, okay? Per cui naturalmente possiamo vedere le persone che hanno cercato contenuti e che sono appassionate di moda, okay? E poi lo vedremo in modo molto più specifico. La rete display, quindi ve la introduceva prima Walter, fa parte di questo lungo processo. Io abbiamo deciso di inserirla in un modo molto lungo e in tutto il processo di acquisto perché riesce a prendere gli utenti che pensano, cioè che hanno un'idea, che pensano, che poi fanno il processo di acquisto, perché c'è sia una navigazione online in tutti quei siti per farvi capire quando vedete banner online su Repubblica, piuttosto che sul Meteo, piuttosto che su Io Donna, ok? Quindi vedete questi banner che naturalmente potete cliccare, a volte vi chiedete ma perché vedo questi banner, ok? Prima di tutto probabilmente siete entrati all'interno di un interesse, ok? Quindi significa che online
pubblicità piuttosto che la notizia e così via. Poi naturalmente cosa capita? Che sono sicura che vi sarà capitato assolutamente di andare in un sito e poi nei giorni successivi di vedere i banner. E voi dite, oddio, non lo voglio acquistare, no? Però forse, ma fammici tornare, magari. Questo è il remarketing, che fa sempre parte della rete display. Uno degli errori principali fatti dalle aziende, per esempio, è quello di escludere gli utenti che hanno acquistato. Quindi a volte capita pure che voi vedete un banner successivamente a quando naturalmente avete già acquistato quel tipo di prodotto, eccetera. Per esempio un'azienda che è super attenta su questi aspetti e fa tutto in modo molto specifico e pubblico. Non so se vi è mai capitato di comprare una camera d'albergo e successivamente naturalmente siete seguiti giorni e giorni da questo banner che non vi abbandona più. Ok? È super importante parlare di tutti questi prodotti perché non dobbiamo assolutamente pensare e illuderci che l'utente che arriva all'interno del nostro sito acquista. La prima visita non è quasi mai e poi mai un acquisto definitivo, per cui o è un bisogno momentaneo, per cui naturalmente ho perso il caricabatterie del telefono e quindi ho bisogno subito, ok? È totalmente difficile. Quello che noi vediamo su account anche, che hanno anche complessi, anche famosi, anche di super aziende, è che il processo è continuativo. Io come utente posso interagire con le campagne almeno 4-5 volte in maniera diversa prima di effettuare un acquisto. Per cui prima faccio una ricerca generica, poi faccio una ricerca più specifica, poi rivedo il banner, poi guardo un video su YouTube e poi naturalmente faccio un acquisto. Quindi il processo è molto molto complesso. Abbiamo accennato in questo momento alla search, quindi naturalmente io decido quali sono le parole chiave per cui voglio apparire. C'è anche la possibilità di fare delle campagne shopping, e poi vedremo nello specifico di cosa si tratta, perché magari è molto più semplice con l'immagine. E naturalmente in questo il mobile quasi che potremmo dire che si concentra nella parte iniziale del processo di acquisto, ok? Quando naturalmente noi facciamo una ricerca veloce e vogliamo avere informazioni. Abbiamo visto quali sono tutti quanti i prodotti. Questo non cerco di dirvelo in modo più semplice possibile. Quando pensiamo all'utente che indossa scarpe, ok, pensiamo alla parte di awareness, quindi a quando vede, ok? Man mano abbiamo detto l'utente magari vede un banner, poi fa una ricerca più generica, poi fa una ricerca più specifica e poi sa già qual è il paio di calzature che vuole e sa già qual è il brand, ok? Quindi la maggior parte e il funnel di conversione di questo processo di acquisto finisce in questo imbuto nella parte finale, ok? Moltissime aziende utilizzano solo ed esclusivamente il prodotto search, per cui naturalmente che cosa fanno? Si vanno a posizionare all'interno di questa parte nella parte rossa, ok? Per cui tendenzialmente se io non ho partecipato al processo precedente, no? A quando l'utente ha intuito che avevo bisogno, ha cominciato a cercare informazioni sulle varie opportunità, no? Quindi sulle caratteristiche, sulla qualità, io poi potrò fare quello che voglio, ma io in quella parte lì non ci riesco ad arrivare, perché l'utente si è già informato, ha già trovato informazioni, per cui scegli un'altra azienda, scegli un altro brand, scegli un altro prodotto piuttosto che il mio, perché io non c'ero in quella parte. Quindi è super importante così, naturalmente questo parliamo di mobile, poi il simbolino di YouTube lo riconoscete, questa cartella blu è la parte di display, quindi è importante capire come AdWords offre tutti questi prodotti che possono essere combinati in una strategia che ci porta a raggiungere l'obiettivo che noi abbiamo pensato. Naturalmente questo non significa che per partire, per vedere effettivamente come funziona, non sia sufficiente aprire una piccola campagna di ricerca, però vedrete nel tempo che effettivamente questo non vi basta, no? Non è sufficiente per avere la corretta esposizione online. Vediamo bene come funziona.
selezionano i prodotti. Quindi adesso vi renderete conto in quanti volte voi avete interagito effettivamente con annunci provenienti dalla piattaforma di AdWords, ma che effettivamente non ve ne siete resi conto, no? Quindi immaginate come noi lavoriamo, no? Affinché naturalmente è super importante anche per Google che la promozione non sia invasiva, ok? Per cui facciamo degli esempi e vi rendete conto che effettivamente tantissime volte magari ci avete anche cliccato voi stessi e non ve ne siete resi conto. Allora, questa è come la nostra ricerca, quindi abbiamo inserito la parola chiave corso d'inglese, ok? Vediamo come la pagina effettivamente si configura in spazi completamente diversi, no? Quindi che se li guardiamo, no? Con attenzione, effettivamente si dividono. Per cui la prima parte in alto è la parte degli annunci sponsorizzati della ricerca. Quindi io vedo tutti quelle imprese che hanno deciso di posizionarsi, quindi hanno partecipato ad un'asta per essere visualizzati quando un utente cerca il corso d'inglese, ok? Perché partiamo di un'asta, no? Per cui naturalmente che cosa succede in AdWords? Noi definiamo un budget giornaliero, quindi parliamo di cifre specifiche, non parliamo per esempio io, il mio budget giornaliero è di 10 euro. Io lo inserisco all'interno della mia campagna con un annuncio specifico corso d'inglese, ok? E partecipo all'asta con tutte quelle imprese che hanno allo stesso modo acquistato la parola chiave corso d'inglese, ok? Perché io come azienda mi posiziono nella parte alta? Avete mai fatto caso a dove il vostro occhio si posiziona quando guardate lo schermo? Inizialmente il focus dell'occhio è proprio nella parte alta a sinistra, ok? Quindi naturalmente le posizioni in alto a sinistra, quindi queste prime tre, che sono anche molto più ampie, perché vedete che hanno tutta una serie di elementi in più, no? Hanno delle estensioni, quindi 30 giorni è solo un euro e così via, costano di più, ok? Se io per esempio sono disposto ad offrire per un click sulla parola chiave, corso d'inglese, 50 centesimi, ci sarà un'azienda che invece ha offerto un euro, ok? L'azienda vincerà su quell'asta. Naturalmente io posso anche offrire 2 euro perché per me quella parola è super importante, è uno sconto, devo finire e quindi voglio in questo momento, devo finire tutti questi prodotti che ho a disposizione, quindi voglio offrire ancora di più, voglio offrire 2 euro. Io andrò a pagare un centesimo in più rispetto a quello che ha offerto il mio competitor. Per cui abbiamo detto, c'è un'azienda che offre 50. Posizionerà sulla destra perché è troppo poco. C'è un'azienda che offre invece un euro, sarà ad esempio il secondo in posizione. Io offro 2 euro, vado a pagare soltanto un euro e un centesimo, però mi sono accaparrato la prima posizione. E per me naturalmente è super importante essere nelle posizioni più alte, perché è lì che naturalmente il mio annuncio appare più spesso e che attrago di più l'attenzione da parte dell'utente, ok? Quindi una macro definizione anche di dati che poi vedremo nella pratica con la piattaforma. I dati che io avrò sono il numero di impressioni, ok? Quindi quante volte il mio annuncio è stato visualizzato, però avrò anche i click, cioè quante volte l'annuncio è stato cliccato. Naturalmente più l'annuncio è coerente, specifico rispetto a quello che naturalmente io voglio promuovere, e quindi se io vendo corsi in inglese, ok? Compro la parola chiave corso in inglese, ma poi l'annuncio non dice specificatamente corso in inglese online e così via, l'utente non lo ritiene coerente e decide, anche se sono sulla prima posizione, magari clicca su un altro annuncio perché lo ritiene più coerente rispetto a quello che stava cercando, ok? Quindi velocemente paghiamo solo per i click, per cui non paghiamo tutte quelle volte che l'annuncio ha un'impressione, ma paghiamo solo quando l'utente effettivamente clicca all'interno sull'annuncio. È importante avere le prime posizioni e è importante avere delle parole chiave molto coerenti rispetto a quello che abbiamo scelto. Lo vediamo poi nella pratica, per esempio abbiamo fatto una campagna sui vini, non abbiamo scritto vini per la
questa tipologia di prodotto ci troviamo naturalmente nella parte più bassa, no? Quindi abbiamo preso, se vogliamo andare indietro, gli utenti che stanno acquistando, ok? Che hanno proprio deciso di comprare un paio di calzature. Poi, per tutti, naturalmente, coloro che hanno a disposizione un e-commerce, quindi pensiamo al successo del nostro amico Mario che voleva vendere le cinture e l'ha fatto attraverso il proprio sito mettendo e-commerce, ci sono le campagne shopping. Le campagne shopping ci permettono di far apparire i nostri annunci con un'immagine, una descrizione del prodotto e direttamente il prezzo. Quindi è un vero e proprio comparatore di prezzi, per cui naturalmente vediamo subito, quindi è molto più volto all'acquisto, parliamo sempre della fase effettivamente finale, e io posso apparire in questi annunci sponsorizzati, che naturalmente ricordiamoci che l'occhio fa attenzione alla parte sinistra in alto, quindi appariamo nella parte più importante della serie di ricerca, con tante informazioni anche abbastanza molto specifiche, perché c'è effettivamente un'immagine del prodotto, ok? Quindi è molto molto focus su quella che è la ricerca del cliente, e naturalmente io appaio se per quel tipo di prodotto ci sono altri competitor, per cui a volte può capitare che un prodotto tanto tanto specifico di nicchia, se non facciamo attenzione a mettere una descrizione corretta, non appariamo. Perché lo scopo è quello proprio di vedere il nostro prodotto comparato con degli altri. Ok? Quindi cosa ricordarci? Il fatto che prendono una posizione molto alta e la più importante, la più evidente, è un vero e proprio negozio, perché quando l'utente clicca all'interno di quella piccola immagine con la descrizione, arriva direttamente all'interno del nostro sito web e nella scheda prodotto specifica. Per cui non arriva sulla pagina che parla di scarpe, quindi deve recuperare qual è la sua scarpa, eccetera. Va direttamente in un orientamento molto specifico. E inoltre è super importante poi anche per quello che abbiamo detto prima, no? Il remarketing. Perché noi addirittura, e vi sarà, poi mi dite a chi è capitato, ci sono degli annunci che possono poi raccogliere, cioè viene raccolto il comportamento dell'utente. Quindi che cosa ha fatto l'utente quando è andato poi effettivamente sul sito? Ha visto solo quel prodotto? L'ha visto altri? L'ha visto all'interno del carrello? L'ha acquistato? Oppure ha abbandonato il carrello a un certo punto? Quindi riusciamo a raccogliere e a sapere questo tipo di informazioni e a ritargetizzare l'utente con il prodotto specifico che ha visto. Per cui l'annuncio display non sarà un annuncio display generico, no? Che parla del brand, che parla della collezione autunno-inverno. Sarà un annuncio molto specifico in cui io vedo le scarpe rosse piuttosto che le scarpe nere, sì, lo stivale piuttosto che la ballerina, ok? Quindi naturalmente immaginate quanto anche nei confronti dell'utente questo abbia impatto, no? Diciamo che questo non la volevo comprare, ma adesso che l'ho rivista e così via, e è molto molto incisivo nel comportamento. Chi è di voi che è capitato di vedere un annuncio di questo tipo con dei prodotti differenziati quando navigava online? Questo è tipicamente proveniente dalle campagne di shopping. Poi abbiamo parlato gli annunci di remarketing fanno parte degli annunci della rete display, ok? Per cui in qualche modo noi, volendoci posizionare nel momento in cui naturalmente l'utente non ha ancora deciso il prodotto, ma vogliamo dire guarda che ci sono io, sto vendendo io degli abiti da sposa, per cui voglio che vieni a comprarlo da me, perché questi sono i miei modelli, questa è la mia qualità. Naturalmente posso decidere all'interno della rete display quali sono i targeting a cui farmi mostrare. Nel tempo, negli ultimi anni, questo processo è diventato sempre molto più specifico, per cui io per esempio posso andare a vedere quando un utente ha già ripetuto ricerche, no? O immaginate, adesso ripeto gli abiti da sposa perché ci ho lavorato anche spesso con clienti di questo tipo. Immaginate quanto sia complesso tutto il processo di ricerche che la sposa, per esempio, fa quando decide di sposarsi online, no? Per cui naturalmente cercherà le bomboniere, cercherà
La rete display di Google è enorme, cioè quindi riusciamo all'incirca a raggiungere il 90% degli utenti che sono online nel mondo attraverso tutti quelli che sono i password. Quindi che cosa succede? Succede che un'azienda tipo, quindi ad esempio un posizionamento buonissimo da queste parte, però anche non c'è la crisi. Ma che dice, io ho il mio sito di notizie, ho tantissimi utenti che ogni giorno vengono e lo vedono, io naturalmente metto a disposizione una parte del mio sito per far vedere gli annunci. Ok? E quindi voi potete accedere a questi posizionamenti in tantissimi modi. Poi naturalmente quando andiamo più nello specifico con i dati del butter, magari ve li faranno proprio vedere, però posso dire voglio apparire all'utente che ha cercato questo, voglio apparire all'utente che è interessato a questo, voglio apparire su questo sito specifico, ok? Quindi sono tantissime le possibilità che voi avete effettivamente di targeting. E poi c'è YouTube, quindi vi avevo fatto l'esempio precedentemente, quindi quando voi siete online, cercate un video, vedete il video prima, non potete skipparlo, per cui naturalmente dovete vedere almeno 4-5 secondi, e in quel caso voi andate a pagare solo quando il video viene visto per almeno 15 secondi o alla fine del video. Quindi YouTube vi permette di avere tantissime impressioni, ok? Quindi molta molta visibilità online. E poi successivamente, quindi la visione del video, il click, l'interazione dell'utente sul video stesso, poi naturalmente è il sintomo per voi di engagement. Non vi aspettate che questo in realtà sia un prodotto che fa parte dell'acquisto, ok? Quindi è un prodotto macro che fa parte di quanto l'utente sta pensando di acquistare il prodotto, sta pensando alle vacanze, per esempio in Italia. È super importante proprio per creare e per fornire informazioni. Immaginate che adesso naturalmente c'è tutta quella parte di video online che riguarda il tutorial, no? Quindi, per esempio, se pensiamo all'agroalimentare, è come fare una ricetta, ok? Quindi, come utilizzare magari uno dei prodotti che hanno acquistato da voi. Quindi, è super importante creare tutta una serie di contenuti video che possono guidare naturalmente l'utente che vuole acquistare il vostro tipo di prodotto, che deve capirne le caratteristiche rispetto all'altro, che cosa può farlo in modo migliore rispetto naturalmente alle immagini, ai suoni. Sapete che con il video rispetto all'annuncio riusciamo a trasferire molte più emozioni, no? Quindi rispetto al naturale. Una classica strategia che stiamo cominciando a far applicare a tantissime imprese è il fatto proprio di combinare i contenuti che siano veri e propri promozionali, quindi anche lo spot molto veloce, molto emozionale, a dei contenuti invece che sono momenti naturalmente di approfondimento sul prodotto. Quindi pensate per esempio a quanto chi fa diciamo calzature può far vedere tutto il processo che di creazione. Per concludere, quindi se vogliamo tornare un attimo indietro e pensare a quelli che sono attualmente i prodotti, li abbiamo visti tutti, ok? Per cui abbiamo visto YouTube, abbiamo visto Display, abbiamo visto la Search, abbiamo visto la Shopping, che sono tutti quei prodotti che vanno a combinare quella che era strategia online, ok? Infine, vi volevo far vedere quanto effettivamente potete raggiungere il vostro successo attraverso questa tipologia di strumenti. E chi è che di voi conosce Luisa Via Roma? Ok? Allora, pensate che Luisa Via Roma era un semplicissimo negozio, una bottega, ok? Nel 1930, ok? Era un negozio che vendeva i propri prodotti, che ha fatto e ha completamente, no, diversificato la propria azienda circa nel 1999, quando ha creato il primo sito, ok? Che ha cominciato a fare spedizioni a livello internazionale, partendo dai prodotti che aveva sempre, diciamo, venduto all'inizio, no? Quindi ha creato l'e-commerce, ha cominciato a vendere online, ha tradotto nelle varie lingue e così via. Adesso, quindi negli ultimi anni, nel 2008,
dimensioni, ma non potrà mai comparare naturalmente l'ampiezza, okay, che può raggiungere in termini di volumi, di vendite attraverso, diciamo, l'e-commerce. E naturalmente cosa ha fatto? Ha anche rischiato, no? In un momento in cui probabilmente non tutti erano pronti. Immaginate nel 99 creare un e-commerce quanto fosse, diciamo, all'avanguardia, che fosse anche, cioè, anticipare naturalmente quelli che sono i tempi del mercato. Questo è per dirvi che naturalmente, cioè, la rete, se utilizzata, cioè, coerentemente con quelle che sono le proprie strategie, può aprirvi completamente allo spazio, cioè in tutto il mondo, quindi in un arco geografico che non ha confini, e è come se voi aveste un negozio aperto 24 ore su 24, no? Che non ha problemi di apertura, di chiusura, di un commesso che è all'interno, ok? Quindi questo per farvi capire che ci sono aziende che hanno completamente rivoluzionato la propria presenza, cioè il proprio business, in funzione dell'online. Questi sono alcuni dei casi che nel tempo sono delle piccole realtà, naturalmente, che sono state seguite da ragazzi di eccellenza in digitale e che hanno naturalmente migliorato il proprio business attraverso gli strumenti dell'online. Quindi, per esempio, questa è un'azienda agricola che ha migliorato il proprio fatturato del più 30% attraverso l'utilizzo di vari strumenti. Questa impresa non è italiana, questo è un sito, un paese online che si occupa di vacanze, che ha aumentato la propria revenue, quindi proprio i tassi di fatturato del più 300%. Una startup che ha, diciamo, generato 5 volte rispetto a quelle che sono le vendite mensili abitudinali attraverso Google AdWords. Questo è un sito svizzero che ha, diciamo, moltiplicato, quindi raddoppiato ogni anno le proprie vendite online. Queste sono, diciamo, delle storie che voi trovate online, perché naturalmente oltre all'Italia anche in Europa in generale ci sono vari progetti che Google sta portando avanti con le imprese, okay, per aiutarle ad utilizzare gli strumenti. Quindi naturalmente nel tempo si sono raccolte tutte quelle che sono le storie, no? Quindi di successo. È importante quindi pensare in grande, cioè non fermiamoci mai di fronte alla paura di un prodotto complesso che abbiamo di fronte, no? Quindi pensiamo a poter raggiungere obiettivi sempre più importanti, e pensiamo che naturalmente l'importante è capire, no? Cioè, parlare il linguaggio corretto e capire quello per cui abbiamo bisogno. Poi naturalmente potete essere voi, se naturalmente entrate e cominciate piano piano a capire quegli strumenti che vi interessano e a saperli utilizzare, potete anche tranquillamente fare riferimento a delle aziende sul territorio o meno che possono supportarvi sotto questo aspetto, no? Non siamo tutti, ognuno fa il proprio lavoro, no? Per cui naturalmente io non posso chiedere a mio padre che fa le calzature a mano di fare una campagna AdWords, però posso farlo io per lui, ok? Quindi sapete che naturalmente dove potete capire lo strumento, però la cosa più importante è saper chiedere la cosa giusta. Uno dei problemi più importanti che ho riscontrato mentre facevamo naturalmente i nostri one-to-one con le imprese e così via, è il fatto che non si chiedeva la cosa giusta e non si diceva all'agenzia o alla persona che ci stava seguendo l'obiettivo che volevamo raggiungere, no? Quindi cercando di prendere dei pacchetti preconfezionati perché magari avevano un costo più ridotto, e poi nel tempo naturalmente non vi avevano aiutato, okay? Quindi la cosa importante è per questo che questi corsi di formazione, naturalmente oggi quando uscirete da qua non saprete fare una campagna di AdWords, ok? Però saprete dirvi se ad esempio volete una campagna su YouTube perché avete un video a disposizione, oppure se volete apparire con degli annunci ogni qualvolta
sapete che naturalmente si parla di ricerca, oppure saprete che degli annunci, immagini fanno parte della rete di display, ok? Quindi è importante che cominciate a familiarizzare con queste parole, con come monitorare poi i risultati, okay, ottenuti, quindi saper leggere i dati e correggere in fase di evoluzione, quindi mano a mano. L'ultima parte che quindi, volevo portarvi in evidenza, la parte sull'export, okay, che è il focus sicuramente importante. Rispetto a questo tipo di progetto, perché deriva proprio dall'importanza dei prodotti del Made in Italy hanno nel mondo. Per cui molto spesso sicuramente l'avete già presentato in altri seminari o lo farete, quanto i prodotti del Made in Italy sono cercati in Giappone piuttosto che in Brasile, piuttosto che negli Stati Uniti. E immaginate, quindi volevo con questi dati che possono aiutarvi a pensare grande, no? Quindi pensate a quanti milioni di utenti, anzi milioni di utenti potete raggiungere attraverso l'online. E ci sono 1,2 milioni di utenti che acquistano online, lo fanno diciamo in continuazione. Nel 2016, considerate che all'incirca quando io ho iniziato il progetto, quindi nel 2013, l'internet, quindi gli strumenti online, rappresentavano circa il 3% del PIL nazionale, quindi siamo passati al 5,7%. Okay. Immaginate quanto effettivamente stia crescendo. Fino al 2020, okay, l'e-commerce crescerà del 5%, 5 volte tanto rispetto a quello che è attualmente, a quello che rappresenta attualmente. E quello che possiamo dirvi è che le imprese che non rimangono quindi nella propria nicchia, le imprese che sono online, che lo fanno in modo attivo, riescono effettivamente a crescere più velocemente, quindi aumentando il proprio fatturato, assumendo personale, e per questo, naturalmente, sono per questi macro motivi per cui Google sta investendo in un progetto di questo tipo. Ok? Direi che siamo e se c'è qualche domanda, non so come siamo con i tempi. Allora, sì, siamo abbastanza in linea, ora facciamo noi un piccolo sunto e poi dopo andiamo nel break nella parte. Cambio per il computer. Intanto vedi là che si prepara, io vi dicevo, quello che abbiamo fatto oggi è sicuramente molto importante, anche se forse è meno pratico anche dei seminari che faremo assieme, l'altra volta è stato un po' più coinvolgente per le aziende. Però è importantissimo. Abbiamo un attimo stravolto l'ordine con cui avevamo deciso di fare i seminari perché oggi avevamo l'occasione di avere con noi l'esperta, quindi ci sembrava giusto parlare perché è interessantissimo, perché è interessante per noi come per voi. Quello che vi volevo dire è questo: è complesso, sì, è vero, però bisogna farlo, nel senso, io mi ricordo quando io nasco commercialista, nel senso normalmente faccio altro nella vita, poi mi sono appassionato a questo campo, eccetera. Si doveva fare per un'azienda una perizia navale. La perizia navale, boh, chi la sa fare, vai da un'altra parte a farla. Questa azienda è andata su uno studio di Milano, che poi ho avuto modo di parlarci, ho detto: ma tu la sapevi fare la perizia navale? Ho detto: no, però mi sono messo lì con i manuali, l'ho fatta e ha fatto un lavoro molto importante. Questo per dire, non è che chi lo fa è nati scienziati che già lo dobbiamo fare. Sì, sicuramente hanno altre risorse, sicuramente hanno un'esperienza pregressa, però bisogna cominciare per farlo e cominciare è importantissimo, si comincia anche con queste informazioni, poi sarà a voi capire se per la vostra azienda è utile, soprattutto quanto tempo vi volete dedicare. Io credo che dedicare tempo a questa attività sia redditizio. Inizialmente dovrete investire tempo e poi avrete molto da rendere.
Grazie Walter, grazie Cristina. Walter è sempre molto efficace, riesce a sintetizzare sempre molto bene tutto, i concetti. Allora, io un attimo ora voglio fare un piccolo riepilogo di quello che finora ci siamo detti. Mi metto anche un pochino non alla prova, però. Allora, voglio darvi delle parole chiavi che vi serviranno poi successivamente per la parte pratica. Allora, abbiamo visto prima la pagina dei risultati di ricerca, quando Cristina ha fatto la prova con un corso di inglese. Non so se avete mai sentito parlare di SERP, che molto spesso sembra un po' una parolaccia, tipo Dio, sembra un animale, una cosa del genere. E invece no, è semplicemente quello lì, cioè la pagina dei risultati di ricerca, che in inglese è Search Engine Results Page. Quindi andiamo avanti. All'interno della SERP, noi prima abbiamo visto che le campagne di Google AdWords, appunto, sono in una parte specifica. Quindi facciamo un piccolo quiz. Io ho sottolineato in rosso degli annunci e in verde altri. Quelli in rosso, che tipo di annunci sono? Sono ok, esattamente. E gli altri fanno invece sono relativi alla ricerca organica. Quindi andando un pochino più nello specifico, la parte quindi in verde fa parte della cosiddetta SEO, quindi dell'ottimizzazione dei risultati di ricerca, e la parte invece in rosso fa parte della cosiddetta SEM, quindi del marketing che si può fare quindi all'interno della parte dei motori di ricerca, quindi gli annunci sponsorizzati che ci possono aiutare da questo punto di vista. Questo l'ho voluto un attimo chiarire e ripuntualizzare per capire quello che noi andremo a fare questa mattina. Come vi diceva benissimo Cristina, perché Google AdWords può essere un servizio molto molto importante? Perché innanzitutto noi possiamo andare a prendere il nostro utente, il nostro cliente, sia nel momento in cui lui proprio sta cercando il nostro servizio, il nostro prodotto, ma anche nel momento in cui ancora lui non ha probabilmente in mente di comprare il nostro, la nostra scarpa, piuttosto che il nostro pacchetto, insomma, turistico, ma si sta interessando a quell'argomento, comunque è un utente, un potenziale cliente. Quindi, come funziona? Noi possiamo inserire i nostri annunci in corrispondenza di risultati pertinenti, che possono essere, poi vedremo, o parole chiavi, o comunque interessi, argomenti. Gli utenti che cosa fanno? Cliccano sul nostro annuncio ed in quel momento, come vi diceva Cristina, è solo in quel momento che principalmente l'utente, cioè noi paghiamo per il servizio, e successivamente quindi si mettono in contatto, compiono l'obiettivo che noi avevamo prefissato, perché questo è anche un elemento molto importante, cioè avere, come vi diceva Cristina benissimo, molto chiaro qual è il nostro obiettivo dietro, cioè noi dobbiamo capire, insomma, qual è la cosa che cosa vogliamo raggiungere anche con un tipo di pubblicità di questo tipo. Quindi riepilogando appunto con AdWords, che cosa si può fare? Benissimo, io posso monitorare costantemente appunto la mia campagna, quindi vedo, individuo con precisione, dico ok, no, questo annuncio sì, sta facendo bene, oppure no, forse è meglio che vado a migliorarlo. Quindi questo è un aspetto molto importante che noi abbiamo, anche a differenza della pubblicità classica. Prima noi facevamo pubblicità all'interno con un volantino o all'interno di un giornale, insomma, tu facevi quella campagna, pagavi molto e era finita lì, non potevi, insomma, andare troppo di che. Invece in questo caso uno può costantemente anche modificare, posso modificare il budget di riferimento e come dicevamo, la cosa più importante, raggiungo gli utenti nel momento in cui cercano quello che noi offriamo. Prima Cristina vi ha parlato delle due reti principali, oltre a quelle successivamente, la rete di ricerca e la rete display. Quando è che, me lo chiederei a voi, ma comunque, quando è che io utilizzo una piuttosto che un'altra? Allora, la rete di ricerca io la scelgo principalmente perché in quel momento il cliente sta già cercando, comunque è già ad un momento, come vi faceva vedere prima Cristina, già attivo, diciamo, nella ricerca. Quindi io che cosa voglio fare? Ho sicuramente un obiettivo di vendita, un obiettivo di ricevere visite nel mio negozio, di ricevere chiamate, quindi un obiettivo di performance, per così dire. Se scelgo invece una rete display, quindi
che io appaio ad esempio in quei banner all'interno di altri siti web, sicuramente voglio, non so, ad esempio far conoscere il mio brand, quindi fare una campagna di brand, oppure lanciare un pacchetto, un qualcosa, un servizio, un prodotto, creare passaparola. Quindi ci sono due obiettivi principali per i quali io scelgo un tipo di campagna piuttosto che un'altra. Oggi, proprio perché, come mi diceva Cristina, la rete di ricerca può essere forse quella più semplice, quella più utilizzata ancora, ci andremo a concentrare sulla prima. Nulla toglie che, se voi siete interessati successivamente alla seconda, neanche negli incontri individuali o in altri incontri di gruppo, possiamo andare a concentrarci sul creare una campagna di rete display. Proprio perché oggi invece ci concentreremo sulla prima, Cristina mi parlava di parole chiavi. Che cosa sono? Come la definizione in generale sono, e come si capisce anche abbastanza chiaro, sono tutte quelle parole o quelle frasi che noi scegliamo e per da utilizzare, da associare agli annunci, appunto, ai nostri annunci. Quindi, che cosa significa? Io voglio che quando l'utente cerca il mio prodotto, e quindi inserirò le parole chiavi relative al mio prodotto, il mio annuncio appaia. Quali possono essere dei suggerimenti a grandi linee che vi possiamo dare per scegliere le parole chiavi? Io qui ho messo un po' dei consigli, dei piccoli suggerimenti, anche perché poi queste slide ve le lasceremo e quindi magari vi possono essere utili quando a casa le rileggete e dite ah, ok, era questo. Comunque in generale noi consigliamo di non scegliere mai parole troppo generiche, perché ovviamente non saranno efficaci per il nostro obiettivo e hanno sicuramente, come poi vedremo, costi molto più alti e non ci faranno neanche apparire fra le prime posizioni di ricerca. Quindi qual è il suggerimento? Cerchiamo sempre di pensare come il nostro cliente. Stiliamo una sorta di lista dei nostri prodotti, applichiamo le caratteristiche, quindi qui nello specifico abbiamo sempre ritornando sul tema delle scarpe, quindi scarpe da atletica, io metto che ho scarpe da corsa, scarpe da basket, scarpe da tennis, sicuramente andiamo comunque a fare in modo che il nostro sito venga rispecchiato in questa lista che io effetto. Un altro suggerimento, appunto, quello che vi dicevo, cioè organizziamo il nostro account AdWords in modo ordinato, perché poi dopo vi faremo vedere come principalmente si struttura un account AdWords, organizziamolo per tematiche, quindi organizziamo le nostre campagne in base alle diverse tipologie di prodotti che noi possediamo e in base a come queste vengono classificate nel nostro sito. Io vendo scarpe da donna, vendo stivali, décolleté, eccetera. Degli stivali che cosa vendo? Stivali da pioggia, stivali fashion, stivaletti. Quindi vado a strutturare il mio account nello stesso modo nel quale, insomma, anche la mia attività, cerco di rispecchiarci, come Mario all'inizio che aveva il negozio fisico, lo rispecchiamo anche nella parte virtuale, nella parte del web. E il terzo suggerimento che diamo, appunto, cerchiamo di mostrare il mio annuncio al segmento di pubblico interessato. Un suggerimento ulteriore è: utilizziamo, oltre alle parole chiavi che ci interessano, anche quelle cosiddette a corrispondenza inversa. Che cosa significa? Però, facendo l'esempio che dicevamo prima, abbiamo fatto una campagna proprio sul vino. Questo vino era vino pecorino. Come potrete immaginare, pecorino è anche una parola chiave che è molto legata anche a tutt'altro tematica, insomma. Quindi, che cosa abbiamo selezionato? Noi abbiamo detto, come parola chiave a corrispondenza inversa, metteremo formaggio, quindi tutte ricerche che a noi non interessano. A noi non interessa l'utente che cerca il pecorino formaggio, non interessa l'utente che cerca il vino pecorino, quindi andiamo a concentrarsi su quel tipo. Quindi anche questo